l'antenna che dà fastidio solo quando ce l'hai di fronte a casa. Bene, allora stiamo parlando di telefonini. Fanno male o sono innocui? Dall'assegnazione delle frequenze per la banda larga sono entrati 4 miliardi, nemmeno un euro è stato destinato alla ricerca sugli effetti dei campi elettromagnetici. Dalla precedente gara, quella per l'UMTS, Prodi aveva deciso di destinare l'1% dei ricavi. Strada facendo, poi quei fondi furono destinati ad altro e la stessa cosa ha fatto il governo Berlusconi, allora ministro per le telecomunicazioni Maurizio Gasparri, il quale nel 2002 fece approvare un decreto che prevedeva la possibilità di installare antenne di telefonia cellulare in deroga a qualsiasi legge o regolamento, compreso lo strumento urbanistico. Interessi del settore sopra ogni cosa, purché non davanti alla casa di Gasparri. L'incontaminata isola di Marettimo, a largo di Trapani, è stata eletta da Maurizio Gasparri residenza estiva. Un'oasi di pace, una casetta perfetta, ma con un piccolo neo, quell'antenna per la telefonia che svettava sul tetto del dirimpettaio, che adesso non è più lì. Ancora qualcuno si lamentava di questa antenna. Ma l'antenna è... Devo farne una domanda sull'antenna. Sull'antenna? Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Eppure nel 2003 a Marettimo non si parlava d'altro. Fu fatta anche una petizione contro l'ipotesi di costruire un'antenna per la telefonia alta 17 metri, che avrebbe sostituito l'antenna sulla testa di Gasparri e l'altra di fronte alla scuola elementare. Questa qua è la scuola dove i bambini andavano, diciamo, erano in classe, e questa qua è la casa dove c'era l'antenna della TIM. Scusa, io non lo so che poi mio figlio fra 7-8 anni si ammalerà di leucemia o di quello che dicevano in televisione, io non lo so. Secondo le cronache dell'epoca, a prodigarsi a tutela dei bambini fu la signora Amina Fiorillo, moglie di Gasparri, che accompagnò i funzionari della sovrintendenza della prefettura nei sopralluoghi per identificare l'area dove installare la nuova antenna, ovvero distante da casa sua. E poi alla fine si sono messi d'accordo sia l'Omitel sia la TIM e hanno preferito spostarli e metterli da un'altra parte. Proprio nell'area dove erano stati fatti quei sopralluoghi e nonostante un primo parere contrario del Dipartimento regionale all'urbanistica che dichiarava l'area non edificabile. Fu tolta dalla vista del ministro, ma anche dalla vista degli alunni, perché è alle loro spalle. Va bene, ora là, e qua cambia poco. Non cambia un cazzo. L'antenna della sua casa di Marettimo. Non c'è un'antenna sulla mia casa. Non c'è più un'antenna, ma. È stata messa un'antenna migliore dalle società, non da me. Ma lei conosce il posto, c'è stato? Sì, ci sono stato, ho parlato con tutti. Il senatore Gasparri, 2 giorni fa, ha inviato una lettera con la sua versione dei fatti. La decisione di spostare l'antenna deriva da un sollecito della popolazione. Ma la popolazione, a noi risulta, che non volesse l'installazione dell'antenna in questo posto perché, è scritto nella petizione, è a 100 metri dalle scuole elementari e a 50 dalle abitazioni, con, inoltre, un vincolo di inedificabilità. Maurizio Gasparri scrive che la nuova antenna è a pochissimi metri dalla mia abitazione, ma si riferisce a una seconda casa recentemente acquistata, non a quella di cui stiamo parlando. Come dire... Il senatore compra le case a Marettimo sempre vicino alle antenne, forse per catturare meglio segnale del cellulare, ma poi, siccome è sfortunato, gliele spostano da un'altra parte. Buonasera. Buonasera. Signora, ma non le dà fastidio questa antenna qua dietro casa? Che dobbiamo fare? Ma non avevate fatto una petizione una volta? Sì, che è stata fatta. Nessun risultato. Non pensa che sia pericolosa? Certo che sarebbe. Abbandonato. Ma la signora Gasparri non abbandona Marettimo, tanto da dedicare una guida turistica all'EGADI finanziata dal Ministero dell'Ambiente, che a sua volta ha nominato direttore dell'area marina protetta dell'arcipelago il dirimpettaio di Gasparri che ospitava l'antenna sul tetto. Lei lo sa di chi è il terreno dove poggia adesso l'antenna? Io, se non ricordo male, del signor Sardina.
Mi dicono che sia dell'assessora Spataro. Di suo papà, ma a quell'epoca assessore Spataro era nel consigliere al comune. No, era pure però assessore, mi sembra. Assessore al comune di Favignana. Sì. Dopodiché mettono l'antenna lì e diventa assessore alla provincia di Trapani. Dopo. Non c'entra niente con l'antenna. Almeno credo di no. Le nostre antenne hanno dei limiti di emissione fra i più bassi d'Europa, meglio dire avevano, perché recentemente sono stati cambiati i sistemi di misurazione. Chi è preposto al controllo? È l'ARPA, che prende per buone le indicazioni dei produttori. Non è previsto un piano di monitoraggio nazionale e buonanotte.